Gaetano Pastola pronto ad una nuova partenza, una nuova ripartenza, uno dei veterani. Tra l'altro hai anche una cosa che non so se va prettamente a tuo favore, almeno anagraficamente, sei il più vecchietto, tra virgolette, di questa rosa. Sì, hai detto bene, sono il più vecchietto, però in questo momento penso solo a far bene. Poi come esperienza magari ai giovani gli posso insegnare qualcosa, speriamo anche su questo. Per l'inizio del campionato ci stiamo, mo prepariamo questa settimana la Coppa Italia, Team Cup, che sarà un match importante per noi e niente, andiamo avanti. E allora, dall'alto della tua esperienza, queste settimane di ritiro, che cosa hanno detto di questo Lanciano che sappiamo deve essere ancora completato? Beh, sicuramente deve essere ancora completato, però siamo andati a Roccaraso per lavorare e niente. In questo momento conosciamo il mister, quello che vuole e niente, noi siamo a sua disposizione e poi qualsiasi giocatore che arriva lo mettiamo a disposizione nostra. Quello che vuole, ecco, 3-5-2-4-3-3, secondo Pastola, quale sarà il sistema di gioco? Perché avete giocato queste due amichevoli con il 3-5-2, ma anche per forza di cose perché eravate un po' contati soprattutto di davanti. Sì, si prova, il mister ci sta facendo provare il 3-5-2, anche se ci dice pure consideriamo anche un 4-3, niente, poi sta a lui valutare questi moduli che possono servire durante il campionato. L'importante è giocare, no? Per te e per tutti. Beh, sicuramente per me è importante giocare, poi per tutti è normale. Gaetano, a proposito di giocare, l'anno scorso poche presenze, però quando sei sceso in campo mi viene in mente la prestazione di Avellino, hai sempre dato il massimo. Quest'anno a livello di obiettivi personali che cosa ti poni? Beh, l'obiettivo è di far bene anche quest'anno, qualsiasi momento che vengo chiamato, come ho fatto l'anno scorso, di dare il massimo. Con i nuovi arrivi, che tra l'altro tutti piccoli anagraficamente, 94, 93, insomma, rosa giovane, l'ossatura storica, come vi siete inseriti e come ecco, il tuo ruolo anche all'interno dello spogliatoio? Vabbè, come tutti gli anni, via, tanti giovani a nostra disposizione, sperando che i giovani li mettiamo su quella strada giusta e niente, che poi dopo anche loro ci devono dare una mano a noi. Torniamo alla partita di Coppa Italia perché in fondo è il primo vero impegno ufficiale per voi della stagione. Ti aspettavi intanto l'Alessandria al posto della Salernitana? Beh, non lo so, si è giocato la settimana scorsa con la Salernitana, mi ha fatto una buona impressione, si è perso pure, però alla fine un amichevole per noi a volte il risultato in quel momento non conta, però l'importante è stare sempre concentrati in qualsiasi amichevole perché sennò si fanno brutte figure. Non me l'aspettavo, ma io vedo la formazione dell'Alessandria, se vai a vedere i nomi dici allora se ha vinto l'Alessandria vuol dire che è una buona squadra, una buona rosa, sicuramente. Cosa ti aspetti per questa gara? Voi comunque ci tenete perché insomma ricordo dell'anno scorso siete usciti subito, non volete uscire subito da questa coppa. Beh, sicuramente non vogliamo uscire, quanto si perde è brutto, no? Noi stiamo qui a disposizione, questa settimana lavoriamo solo per quello, arriva l'Alessandria, sarà una categoria in meno, però penso che anche loro vogliono fare bella figura con una squadra di Serie B e niente, noi ce la mettiamo tutta. E poi c'è Genoa? Beh, pensiamo una partita alla volta.